ringrazio di essere qui in questa occasione che non sapevamo quando l'avevamo progettata, è diventata una giornata un po' particolare, perché avete letto tutti, no, quello che è successo a Roma, e oggi c'è stata una bella prova, insomma, antifascista, possiamo dire. E dicono 10.000 persone, quindi penso che sia un bellissimo traguardo, dimostrazione che insomma, quando c'è bisogno di unirsi, quando c'è bisogno, insomma, di affrontare un pericolo che possiamo dire ovvio, nessuno crede davvero che ritornerà il fascismo per come l'abbiamo conosciuto dal punto di vista storico, però ritorneranno sicuramente molte delle sue idee, stanno ritornando tuttora, molti dei suoi principi fondativi, molti anche, prendendo quindi il tema che affronteremo, no, dei miti che aveva creato intorno a se stesso il fascismo, e quindi come aveva fatto leva sostanzialmente nelle coscienze della popolazione. E cioè, probabilmente ci è riuscito così bene, no, che ancora dopo 70 anni qualcuno pensa che possono essere principi ancora validi quelli espressi, come se fosse una sorta, no, di modello positivo, insomma. Invece noi abbiamo dimostrato a Como, spero dimostreremo anche stasera, che quelli sono dei miti di carta che si distruggono facilmente, perché loro fondano molto, no, sul persone che pseudo, diciamo, storici che sorreggono le loro tesi, ma che non vanno mai ad affrontare il problema partendo dagli archivi, quindi partendo dalle carte, cioè ciò che è oggettivo. E quindi stasera creeremo proprio questo percorso, perché girando sulle pagine Facebook, che ormai è diventato, no, il veicolo forse principale di informazione, le pagine che inneggiano al regime sono veramente tante, e tra di loro diffondono proprio, no, questi falsi miti attorno al regime. Anche l'altro giorno ne leggevo uno, no, dove si, adesso ci stiamo confrontando anche con Alice e con Nicola che condurranno la serata, no, dove si diceva appunto, ah, ma il fascismo, ah, non c'erano scioperi durante il fascismo. Direi grazie a Carlo, scusate per la parola, e, insomma, come vedete le possibilità di ristabilire attraverso il piano culturale, che è il piano sul quale noi siamo più forti, la verità storica e i sentimenti antifascisti di cui anche la Costituzione è permeata. Ecco, in serate come questo spero che emergano con forza, e che tutti voi, uscendo da qui, possiate andare ad altre persone e raccontare cosa è stato il fascismo, cosa è stata la lotta partigiana, cosa è stata anche, e questo forse è un aspetto che si è poco valorizzato finora, la lotta degli antifascisti durante il regime, no? Quelli che in un libro di Petacci, che è uno storico di Macerata, chiamava pochissimi inevitabili bastardi, cioè quelli che seppero in un momento difficilissimo in cui tutti i partiti erano praticamente dissolti, esistenti in clandestinità, il Partito Comunista, ecco, questi avevano brandito forte l'arma della libertà contro il regime, e rischiando anche il confino, rischiando, insomma, la condanna dal tribunale speciale, quindi come vedete, no, questo regime è così buono, no, prima delle leggi razziali, insomma, sarebbe difficilmente potrebbe giustificare l'omicidio Matteotti, difficilmente potrebbe giustificare le leggi fascistissime del 25 e del 26, potrebbe, ecco, il confino, potrebbe anche difficilmente giustificare la morte di Antonio Gramsci, di cui ricorre l'80esimo, ma anche di Renato Fabrizi, l'antifascista e comunista locale che si batté negli anni duri del 30 e 31. E detto questo, io lascio la parola a Alice e a Nicola che condurranno la serata, e prima, se Daniele Fancello vuole fare un breve saluto a nome dell'Ampi provinciale, il presidente provinciale dell'Ampi. Intanto ringrazio Niccolò e tutta la sezione di Osimo per aver organizzato questo evento di questa sera, che è importantissimo. Ringrazio il professor Canali e i ragazzi che presenteranno l'iniziativa questa sera.
Perché è importantissimo? Perché stiamo vivendo, come ha raccontato Nicolò poco fa, un momento molto particolare sia in Italia sia anche nella nostra provincia, in cui abbiamo un ritorno di esponenti fascisti che negli ultimi periodi avevano vissuto più in clandestinità. Oggi questo lo ritroviamo sui giornali, lo ritroviamo con azioni nei nostri comuni, e questo comporta la necessità che l'ANPI organizzi iniziative su più fronti. Questa sera è importantissima perché riguarda la formazione, riguarda l'approfondimento, riguarda punti di vista diversi su quello che è stato il fascismo e come è stato respinto ormai 72 anni fa. Però ci muoviamo anche in altri canali. L'ANPI provinciale ha inviato una lettera a tutti i sindaci della nostra provincia in cui si chiede un impegno concreto nella lotta antifascista, perché quello delle istituzioni è quello che deve essere il primo ruolo di denuncia e di blocco di quello che sta accadendo. E l'ANPI ha il dovere di stimolare questa riflessione e questa azione. Alcuni sindaci già hanno risposto, altri mi auguro che lo faranno brevemente. Però non è solo questo il filone che stiamo percorrendo, l'altro filone è quello di coinvolgere le forze politiche e sindacali antifasciste e poi quelle associative, perché da soli non siamo in grado di fronteggiare quello che sta succedendo. Serve una risposta collettiva di tutti noi, e quindi faccio appello anche a tutti i presenti questa sera a essere presenti, attenti su quello che ci accade, denunciare tutto quello che non va, tutte le azioni fasciste che vediamo, e tutto quello che può mettere in pericolo la nostra democrazia. Come dice Nicolò, non ci sarà un ritorno del fascismo, in delle forme insomma, che abbiamo già conosciuto del passato, però non lo sottovalutiamo questo rischio, perché siccome già è stato vissuto, siccome ci ha costato già tante vite, tanto sangue, tanto dolore, fame, miseria, evitiamo di ripercorrere gli errori già fatti in passato e lavoriamo tutti insieme, perché questo è il nostro compito. Quindi vi ringrazio infinitamente di essere qui questa sera e lascio la parola ai nostri ospiti per approfondire i temi che vogliamo trattare. Sentite bene anche da un meglio col microfono. Sì. Allora, io volevo innanzitutto far vedere questo testo che io un po' vissuto perché l'ho letto con attenzione. E innanzitutto offre, no? Il professor Carri ci offre una prospettiva secondo me un po' nuova, nel senso che il fascismo, come dice il sottotitolo, raccontato, no, da chi? Dagli americani, quindi da giornalisti e da intellettuali che vissero nel nostro paese in quel ventennio, e che ci offrono uno spaccato nuovo, possiamo usare questa parola, o meglio, che nelle libri di storia non è tanto, secondo me, presente, ricordare storia. Ecco, e io volevo dire, il dialogo di questo tema, in tre grandi parti, una fase, diciamo, pre-regime, nel senso, prima della marcia di Roma, prima del Mussolini, insomma, prenda il potere, una fase più centrale di consolidamento, una fase di decadenza. Questo perché corrisponde anche all'immagine che viene data, secondo me, all'inizio, molti caddero nella trappola, no? Di quel regime, come vedono Mussolini come l'uomo giusto al momento giusto, sicuramente. E a tal proposito volevo iniziare con la lettura di un breve passo, se riesco a fare le cose contemporaneamente, in modo che il professore ce lo commenta su questo. Allora, John Fitzgerald Kennedy, che parla, che ha fatto un viaggio in Italia, e giovanissimo, esatto, molto prima di diventare presidente, e a parte una serie di stereotipi sugli italiani virtuosi, insomma, tra un popolo simpatico, poi scrive, il giovane non emise un giudizio del tutto negativo sul regime fascista, concluse che il fascismo è adatto a Germania e Italia, il comunismo alla Russia e la democrazia all'America e all'Inghilterra. Quello che avevo capito in questa frase che lei ha citato è che il fascismo, che sostanzialmente non è una fede politica, venga paragonato alla democrazia, cioè a un'alternativa alla democrazia. Cosa ci dice in questo? Se arriva... Gracias.
qualche anno ormai di amicizia, di stima, e vengo sempre con piacere a Oslo, una città democratica, una città piena di sfide, e quindi quando si riunisce la possibilità di vedere e di essere invitato, non mi faccio invitare la cazzetta e accetto immediatamente. Quindi ringrazio comunque di nuovo per l'invito e ringrazio per sempre, ovviamente ringrazio anche i miei, diciamo, collaboratori in questa, diciamo, questo percorso. Ho la domanda è molto interessante perché sì, il paragone democrazia-fascismo è inteso nel senso di due tipi, diciamo, di approccio ai problemi che poneva il Novecento. Quindi addirittura in molti casi, io li cito, in molti casi all'inizio alcuni studiosi e alcuni giornalisti definiscono il fascismo addirittura una new democracy, una nuova forma di democrazia, oppure una risposta ai problemi che poneva la democrazia, il regime democratico, e quindi e in questo io mi trovo d'accordo, nel senso che mi trovo d'accordo sulla risposta, io di risposta, però mi trovo d'accordo sul fatto che in realtà il fascismo si impone anche perché in qualche modo rappresentava o tentava di rappresentare se stesso come una risposta ai problemi che poneva in quel periodo, poneva, parliamo dell'Italia, ponevano che cosa? L'irruzione delle masse nella vita politica, cioè la guerra aveva nazionalizzato le masse, aveva anche, se vogliamo, attivate. Guardate, in Italia, io faccio un piccolo di versione d'acqua per far capire il senso. L'Italia prima della guerra mondiale, la prima guerra mondiale era una vita vietta, un'Italia dove c'era un regime democratico liberale, dove si votava una percentuale minima della popolazione. E la grande guerra attiva queste masse, a queste masse viene detto che questa guerra sarà l'ultima perché è una guerra che porrà fine a tutte le guerre e che quando torneranno a casa molti di quei problemi sociali che questi soldati lasciavano andando al fronte avrebbero trovato risolto, o comunque avrebbero dato un governo capace di risolvere. Quindi queste masse che per farle partecipare a questo massacro vengono attivate in questo senso, gli si dice guardate che noi siamo consapevoli che i governi precedenti sono governi che non hanno deluso le masse e quindi però vi aspetterà un mondo migliore. Quindi queste masse tornano, questi soldati tornano dalla guerra, tornano con il desiderio di cambiare le cose, tanto di vederle cambiate, poi se non avessero provato a cambiare, di cambiarle. Quindi tornano con la volontà di attivarsi a cambiare le cose. In che senso? Certamente a rendere più democratico il paese, nel senso di dire fuori le vecchie caste politiche, fuori quelli che hanno provocato questo enorme macello, e diciamo apriamo il discorso con una nuova classe dirigente, con nuovi temi. Quindi chiedono un nuovo tipo di democrazia, chiedono che il regime liberale, insomma, si faccia da parte, e in un certo senso qualcuno recepisce questo. Vi ricordo che nel dopoguerra, subito dopo la guerra, c'è la prima elezione a suffragio universale, il 19 luglio, quindi in effetti si apre, almeno dal punto di vista della partecipazione elettorale, si apre la massa. Ma il discorso qual è? È che le vecchie caste non erano limitate naturalmente ai dirigenti politici solo, le vecchie caste erano i grandi capitalisti, erano quelli che poi venivano definiti i pesce cani, che addirittura si erano arricchiti con la guerra, quindi spostare quelli non era facile, tant'è che si apre anche una piccola commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti arricchimenti che finisce subito male. Viene chiusa, da chi viene chiusa? Da Mussolini. È il primo gesto che fa Mussolini andando al governo di chiudere, di
far cessare i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti arricchimenti, anche perché negli illeciti arricchimenti c'erano pure i sindacatini fascisti che cominciavano a prendere corpo. Allora, la nuova democrazia perché accettano questo? Perché di fronte a queste norme, movimento di massa, si cominciava a dare delle risposte. La Russia dà la risposta, la dà nel senso che sappiamo: rivoluzione sociale, rivoluzione sovietica, russa, e quindi potere al popolo. Centenario, diciamo. L'aveva data in quel senso, l'aveva data poi chiudendo subito la massacri di popolazione russa, chiudendo la guerra, chiudendo la fase della guerra, chiudendo l'armistizio uscente. Nel mondo occidentale, come dare una risposta a queste cose? Ecco, nel mondo occidentale ci si divide. A questo punto il fascismo prende corpo. Infatti arrivavo rapidamente a questo, nel senso che nel mondo occidentale si parla di fronte alla paura delle masse, di fronte alla paura che le masse potessero cominciare a spuntare, che quindi si arrivasse alla rivoluzione russa, diciamo, si comincia a pensare a una forma di cesarismo, a un potere che accentrasse in un'unica persona più potere, quindi venisse tolto potere, diciamo, agli organi, diciamo, istituzionali, per una democrazia più diffusa, che il nuovo Cesare raccogliesse quindi un esecutivo più forte. Questo esecutivo più forte avrebbe dato poi, secondo questi, diciamo, lusi in questa soluzione, avrebbe concesso, sarebbe tornato, diciamo, a dare alla democrazia una maniera di operare più agile. Diciamo, il dittatore temporaneo, una persona che raccogliesse, diciamo, evitasse, quindi, come dire, evitasse quella che poi sono alcune volte i limiti della democrazia, le lungaggini, le fasi, le discussioni, la difficoltà spesso ad arrivare a delle conclusioni, eccetera. Tutto questo molti intellettuali, molti giornalisti lo facevano intendere come una democrazia che ha difficoltà a vivere. Allora la soluzione qual è? Ma sì, un po' meno chiacchiere, quindi diamo più potere al centro e quindi a un governo forte, e come dire, in qualche modo poi questo governo forte saprà ricompensare, rendendo la democrazia più efficiente, rendendo quindi più efficiente tutta una serie di cose. La nuova democrazia, la più democrazia. E in questa trappola cadono molti, molti. Devo dire che Mussolini si gioca questo. E la rivoluzione russa a sua volta, per 2015 anni, la rivoluzione russa fa il gioco di questo tipo di discorso, perché la rivoluzione russa nel frattempo sta andando avanti tra mille difficoltà. Ci sono addirittura le aggressioni di paesi occidentali che tentano di soffocare con la guerra, dopo la guerra tentano di soffocare, no? Ci sono eserciti nostri, anche italiano, piccolo contingente, però ci stanno anche gli italiani che vanno e cercano di soffocare. Si danno i soldi ai bianchi, ai cosiddetti generali bianchi. Insomma, si tenta di soffocare la rivoluzione. In questo senso poi il resto lo fa che cosa? Lo fa il cosiddetto, io l'ho chiamato il biennio rosso americano. Noi abbiamo avuto l'esperienza del biennio rosso, qualcuno l'ha definita l'occupazione delle fabbriche per capirci del 1920, qualcuno l'ha definita la nostra rivoluzione mancata. A chi l'ha fatta l'occupazione delle fabbriche? Non pensava alla rivoluzione, no? Forse il gruppo dirigente di ordine nuovo tentava di indicare a Torino qualcosa che andasse in quella direzione, però in realtà poi tutti gli operai, insomma la classe operaia che partecipa e occupa le fabbriche, in realtà vuole un modo nuovo di operare, vuole una vita migliore, vuole che i salari ad esempio venissero adeguati ai costi della vita del dopoguerra, visto che durante la guerra in realtà
l'apparato produttivo di un paese viene militarizzato, e se viene militarizzato non si fa sciopero, se non si fa sciopero non si adeguano i salari, per cui si esce dalla guerra con salari che non erano adeguati, per cui occupazione dei fabbriche, estensione dei modi sociali, qualcuno l'ha interpretato come la rivoluzione nostra mancata. Negli Stati Uniti c'è un fenomeno simile, che sono quelli del fenomeno del 1920, c'è una forte rivolta sociale, una forte ribellione sociale, ci sono grandi scioperi che vengono condotti, guarda caso, rivoluzionari italiani che erano andati, diciamo, emigrati negli Stati Uniti, faccio dei nomi, tipo Carlo Tresca, tipo Rossoni, che poi torna e fonda il fascismo, uno dei fondatori del fascismo, nel mondo Rossoni. Quindi una serie di nostri uomini, i nostri agitatori, erano andati emigrando per lavorare, ma poi avevano preso in mano la situazione e conducevano una serie di battaglie per, ad esempio, hanno tentato fino al 17 di non far entrare gli Stati Uniti in guerra. Fece una battaglia grossissima per evitare l'ingresso degli Stati Uniti per tempo. Però questi scioperi, questi grandi scioperi, vengono rallentati. Io qui attualizzo, ma me ne torno subito fuori perché non potete, ma erano, diciamo, come dire, corredati questi morti anche da manifestazioni, come dire, pericolose. Per esempio un forte anarchismo che approfittava della situazione per mettere bombe. Diciamo che il 19-20-21 anche americano è pieno di bombe, è pieno di morti, e per esempio Sacco e Manzetti sono le vittime innocenti di questo clima, perché nel momento stesso che mettono le mani su quelli che potevano, gli identikit dell'anarchica eccetera, potevano essere, lo prendono e li uccidono. Cioè, ecco, ma c'è una realtà di questo genere, c'è una realtà, c'è un movimento anarchico negli Stati Uniti molto forte. Allora, tutto questo, quando i giornalisti americani vengono in Italia e vedono Mussolini che prende il potere, toglie le libertà sindacali, di farne andare i treni in orario, e pulisce le strade, non ci sono piattatori per chi manda il domicilio coatto, insomma fa queste serie di cose, cioè, vedete che si hanno risolto. È vero quindi che la New Democracy, il cesarismo della New Democracy funziona, e quindi cominciano a vederlo come, come dire, la risposta a temi enormi che erano i temi del dopoguerra. Proseguo leggendo un altro piccolo pezzetto. Sarà molto più breve per il prossimo. Ma va benissimo, perché lei praticamente ha nominato Mussolini. Chi è Mussolini prima di diventare Mussolini, che insomma si conosce col mio impegno? Allora, qua c'è un giornalista americano, Dario Seldes, che riferisce che il capo del fascismo si mostrò molto critico nei confronti dei dirigenti della CGIL e si mostrò scettico sull'uso dello sciopero generale come strumento per la presa del potere. Riteneva il ricorso alla violenza e alle armi l'unico modo per conquistare il potere. Anzi, non l'ho letto, sputò addirittura sui dirigenti della CGIL. Questo è il Mussolini poco prima della marcia su Roma. E un altro ritratto che io volevo dare viene da Hemingway, il famoso scrittore, che all'inizio fu fascinato dal dittatore, poi gli fa 6-8 mesi esatto, e cambiò subito idea e arrivò addirittura a raccontare, insomma, un aneddoto che, se lo trovo, ve lo leggo, dovrebbe essere qua. Esatto. Questo è: una volta entrati nella stanza dove si teneva la conferenza, avevano trovato Mussolini seduto alla scrivania a leggere un libro, con il famoso cipiglio stampato sul volto. Egli era rimasto addirittura assorto nella lettura. Per Hemingway si era trattato di un'esibizione a beneficio dei giornalisti, e per dimostrare la natura di un bluffer del leader fascista riferisce che, portandosi dietro di lui per vedere quale fosse il libro che stava leggendo con cordiale interesse, aveva potuto verificare che si trattava di un dizionario francese-inglese tenuto al rovescio. Chi ha Mussolini prima della marcia su Roma? Mussolini era un illustre sconosciuto, diciamo.
interessante che durante una delle tante conferenze della pace, dalla guerra, a un certo momento c'è questa conferenza stampa e Mussolini dà fastidio, disturba, però comincia a fare un discorso da lontano, alzando la voce, e lì c'è Lloyd George che dice ma chi è quello? Allora come fa a dire, ma quello è un capo degli Hooligans, uno dei capi degli Hooligans, ah sì, buttatelo fuori, lo prende preso e lo buttano fuori. Mussolini era il capo degli Hooligans, diciamo, era un capo di un manipolo, diciamo, di violenti che lui gestiva. Mussolini però, per venire anche al nostro elenco, Mussolini e Serres, anche a Serres, perché George Serres è stato un grandissimo giornalista, è stato uno dei più grandi in assoluto, un democratico, un grande democratico, è morto anche a 100 anni. E lui, io ricordo con Diritto Matteotti, lo contattai, ancora era vivo nella prima edizione di Diritto Matteotti, e lui mi scrisse dicendo: io sono convinto che Dumini, quello che aveva sequestrato, i metodi che ha usato sono tipici del gangster di Chicago. Questo mi indusse ad andare a studiare la vita di Dumini, e in realtà Dumini da giovane era nato a San Luis e si era spostato a Chicago negli anni in cui aveva 17-18 anni, si era spostato a Chicago e non si capisce bene che ambiente avesse frequentato, ma comunque non certo raccomandabili, diciamo, ambienti raccomandabili. Quindi l'intuizione di George Sanders diceva: guarda, vedi a Chicago questo, perché era l'epoca, Chicago era l'epoca d'oro degli gangster, dice, perché il modo, il sequestro con la macchina, averlo poi, cioè qui c'è una tipologia tipica proprio del gangster. Serres è un grande, quindi Serres è un antimussoliniano, perché viene in Italia prima di essere cacciato, viene in Italia, si mette a indagare sul delitto Matteotti, questi lo prendono, dice: ma non è neanche la piccola, non faccia queste cose, e dice: ma insomma, io faccio giornalista, devo indagare, l'avverto due volte e lo cacciano, lui si allontana e poi da fuori si continua a scrivere sul fascismo. Ma il discorso di Mussolini era ignoto, è la marcia su Roma che attira l'attenzione, perché la marcia su Roma in un certo senso finisce sulle prime pagine dei giornali. Questa arriva dalla marcia, prende il potere, insomma, cominciava ad essere. Ma in precedenza gli americani erano gli affascinati dalla figura di D'Annunzio. Loro vedono in D'Annunzio, vedono qualche cosa che poteva in qualche modo dirigere certi movimenti eversivi di destra. E guardate che non avevano del tutto torto, perché D'Annunzio per un certo periodo ha anche questa illusione, pensa anche questo, tant'è che quando Mussolini è andato al potere lo neutralizza, lo comincia a corrompere, gli dà i soldi, lo fa stare insomma, praticamente lo neutralizza, lo fa fumare tranquillo, tranquillo nella sua cosa. Ma all'inizio D'Annunzio suscita un fascino sugli ex combattenti che non aveva Mussolini, anche perché D'Annunzio in fondo la guerra l'aveva fatta in modo suo, ma l'aveva fatta il volo su Vienna, insomma, e poi la marcia su Fiume, la occupazione di Fiume, mentre Mussolini, se vedete, poi lui si vanterà dopo, uno dei miti mussoliniani era del grande combattente, ha fatto la guerra, in realtà Mussolini va in guerra, fa alcune esercitazioni, si ferisce con una bomba, diciamo alcune schegge lo colpiscono a delle tanti, tanto per essere più precisi. A questo punto lui si ritorna a Milano e anzi gli dicono, gli interessi dicono: ci sei utile come giornalista, naturalmente, sulla battaglia, diciamo, a favore della guerra, insomma, per sostenere lo sforzo bellico. E quindi finisce lì la storia di Mussolini, poi ci costruirà sopra un mito, uno dei tanti miti che in qualche modo vengono anche alimentati dai nuovi neofascisti, sembra che, insomma, ex combattente della prima guerra mondiale ha fatto
Il, quindi non conosce la guerra, anche se può far vedere che si commuove appena parla della guerra, eccetera, ma diciamo lo sforzo bellico non sa che cosa, non lo ha vissuto. Gli americani quindi non lo percepiscono inizialmente, ecco anche il discorso che si faceva. E spesso il fatto storico prende corpo all'improvviso e sorprende anche quelli che lo stanno vivendo e che lo hanno intuito. Mussolini non è stato intuito come inizialmente come uno che sarà un protagonista così importante. E quindi gli americani addirittura nemmeno c'è qualcuno che lo intervista. Ad esempio John Clayton del Chicago Tribune va a intervistarlo, lui dirà anche in questa intervista cose importanti, cose interessanti. Appena arriva l'intervista a Chicago, i membri di Chicago strappano e dicono: ma questo Vienna non c'è spazio per questo tipo di sconosciuti. Per dire che Mussolini lo avrebbe tutto ignorato, con la marcia solo magari a tutti. A questo punto comincia a dire: all'uomo nuovo, quest'uomo nuovo che ha preso il potere con questa facilità e tutto quanto, e cominciano a mandare naturalmente non solo inviati speciali e intervistati, ma anche aprono le sedi dei giornali a Roma, quindi corrispondenti fissi, stabili, vengono a Roma e cominciano a raccontare il fascismo. Ecco, quindi in un certo senso il Mussolini che poi viene descritto dopo, questo è secondo me il passaggio importante di questo. Quando questi giornalisti che non lo conoscevano mai vengono e cominciano a scrivere di Mussolini, loro ne parlano come se lo avessero conosciuto prima e lo avessero capito prima, in realtà non è vero, nel senso che loro raccolgono la mitologia conservatrice liberale che cominciava a circolare su Mussolini, la assorbono, la fanno propria e raccontano un Mussolini che non avevano conosciuto, anzi non l'avevano nemmeno percepito, ma che gli veniva raccontato da una pubblicistica conservatrice liberale, sempre perché però c'è questa spinta emotiva del verde schermo, la paura di quanto stava facendo. Tra l'altro ho raccontato anche della marcia di Roma come un evento che non fu così epocale come potremmo pensare, no? E quello che viene a chiedere, una volta che ha preso il potere, l'Italia reagisce, cioè come viene comunque preso il potere da un uomo nuovo, cioè un uomo che è nuovo ma non lo è, un uomo strano, no? Cosa succede? No, ci furono dei tentativi per esempio di ucciderlo, poi daranno adito anche daranno motivo per emanare le leggi fascistissime, no professore? Come fu la reazione anche alla normalizzazione del regime? Qui ci sono delle gravissime colpe del giornalismo americano, perché allora va bene l'uomo nuovo, va bene la pace di Roma adesso vediamo come finisce la storia, ma delitto Matteotti, leggi fascistissime, abolizione della libertà. E qui, insomma, qui c'è sta la coscienza dei giornalisti. Questa è una nuova democrazia. Esatto. E siamo di fronte a ben altro. Ecco, in questo caso però c'è una sorta di divisione. Comincia a crescere anche i giornalisti che dicono no, fino a un certo punto, ma poi. Però la maggioranza segue il percorso, ecco perché c'è da chiedersi, poi era una, voglio fare questa piccola notazione che facevamo in macchina con il Bologna. Ecco perché la libertà di stampa è un termine molto vago, molto, come dire, non vago, diciamo interpretabile in più modi, perché si può essere giornalisti e scrivere in un mondo libero, ma si può essere vincolati da vincoli interni, interiori o addirittura da vincoli esterni, diciamo politici, per cui a un certo momento tu avvicinano la scrivere. Per cui questi giornalisti che si trovano a vivere questa cosa, questa esperienza, continuano a pensare che in fondo
storage elettrica, che in fondo storage fa bene agli italiani. Ma sì, in fondo questo popolo che è tendenzialmente anarcoide, perché poi così ci vedevano, un popolo che in fondo sente un po' difficoltà, diciamo, quelli che sono gli obblighi dello Stato, gli obblighi di una nazione, eccetera, in fondo, insomma, l'uomo forte, ma poi, e qui c'è l'altro aspetto interessante, in fondo nella loro storia è pieno di questi uomini forti, addirittura si spingono nel Rinascimento, si spingono nel Signore, nel Principe, eccetera, cioè, in fondo qui questo uomo che arriva adesso è l'ultimo dei principi, diciamo, e quindi ma di che cosa ci vogliamo stupire? Questi, anzi, vede che hanno bisogno di questo, hanno bisogno di una mano forte. Si possono fare molte riflessioni anche oggi, su oggi, no? In fondo, come dire, qui si parlava di democrazia, poi esce fuori appunto il nucleo fascista che non ha vissuto il fascismo, quella gente che è nata negli anni Ottanta, parla come se avessero vissuto il fascismo e quindi loro fossero convinti di quello che dicono, in realtà sono funzioni emotive, quelle che ricevono, sono cose che hanno bisogno di uomo forte, hanno bisogno di quello che, insomma, perché l'apparente caos della democrazia mette valore, l'apparente, diciamo, disordine, come dire, che la democrazia in qualche modo poi, proprio come regime, ha bisogno, come certe volte, di un disordine che consenta il punto d'incontro, che consenta la sintesi, e allora confondono questa cosa per un caos, ma tutta roba, che allora c'è bisogno del pugno forte. Ecco, gli americani si muovono inizialmente su questa linea, loro vedono nel popolo italiano un popolo anarchico, cioè in fondo questo fa bene. Se poi la dittatura serve appunto a parlare la libertà di orario, a tenere le strade pulite, a far sparire l'accattonaggio, poi chiaramente, e qui è un altro punto molto interessante, l'effetto propagandistico è molto importante, cioè questi americani che vengono in Italia sono, diciamo, vengono da un paese che, vabbè, la tradizione anglosassone, quindi legata a qualche certo democrazia, eccetera, ma in fondo il fascismo, e qui occorre in qualche modo fare anche un momento di riflessione, il fascismo è stato il primo regime totalitario del Novecento, non si conosceva, prima del fascismo non si conosceva affatto la soluzione totalitaria, in fondo il fascismo inaugura un secolo di ideologie e poi di regimi totalitari. Io dico questo perché vengo una scuola, quella Defeniciana, dove Defenicia si pure libro dell'interpretazione del fascismo, in cui fa vedere chiaramente che gli stessi contemporanei italiani, quindi gente che fa vissuto il fascismo sulla propria pelle, nel periodo in cui il fascismo sta prendendo corpo e prende il potere, non è che lo capiscano molto, non è che riescano a mettere a fuoco che cosa sta accadendo, ma parliamo di intellettuali che vedono quanto sta accadendo ma lo giudicano con le vecchie categorie, diciamo, liberali dell'Ottocento. Non capiscono che cosa significhi la genialità di Mussolini, la costruzione di un regime totalitario, occhiuto, onnipresente, capace di controllare tutto e di controllare in maniera addirittura poco appariscente. Quindi quando questi americani arrivano non è che hanno delle categorie politiche che gli consentano di capire che sta accadendo. Questi li prendono, li fanno fare il giro, noi abbiamo visto fare i tempi belli della PCI, allora la casa per il lavoratore, poi la fabbrica che funziona, e questo e quest'altro, questi tornano, cioè qui funziona tutto, quindi va tutto bene. Allora c'è, come dire, un aspetto, la polizia non si vede, mentre invece quando vedi adesso una resta pubblico, vado a comprare il giornale, che ne so, il giornale di opposizione, mi arrestano, eccetera. La polizia fascista proprio si sceglie, lasciava. Cioè io voglio parlare, c'è la Ida Tarbell, faccio questo nome perché è importante e perché per far capire chi colpisce il fascismo, chi riesce addirittura condizionare. Ida Tarbell è un personaggio che andrebbe studiato
per un momento ho pensato addirittura di farci un saggio al pane, eccetera, perché è una donna straordinaria, è stata una giornalista straordinaria. Negli Stati Uniti c'è stato un momento diciamo a cavallo del Novecento, diciamo negli primi anni del Novecento, è stato uno dei pochi momenti, forse l'unico, in cui per un momento si è pensata alla possibilità di costruire un terzo partito, il Partito Comunista, no? Chi era il sostegno di questo Partito Comunista? Era ben altro di tutto il comunismo questo, il comunismo là aveva connotati di tipo socialista quasi. I sostenitori erano il fior fiore dell'intellettualità americana, parlo di Alton Sinclair, di Jack London, di Sinclair Lewis, i grandi scrittori che appoggiavano, ottenendo con le loro denunce risultati incredibili. Vi parlo di Alton Sinclair che scrive quel bellissimo libro Oil, che ci hanno fatto anche il film, Il petroliere, che è una denuncia delle compagnie petrolifere americane che costringe il governo federale a fare la legge antitrust contro la Standard Oil, contro le corporation. Parliamo sempre di Alton Sinclair che scrive il bellissimo libro La giungla, che è la denuncia del mattatoio di Chicago. Se voi leggete La giungla, il mattatoio di Chicago, è la denuncia di come lavoravano, chi lavorava nel mattatoio di Chicago, e costringe il governo federale a intervenire pesantemente per rinnovare tutto. Quindi sono scrittori impegnati. Ida Tarbell è una di quelle appunto che scrive una storia della Standard Oil che costringe il governo Taft a fare la legge antitrust. Quindi è una socialista, se vogliamo proprio, no? È una socialista che a sua volta, questi li chiamavano i giornalisti di MacGregor, se lo chiamavano, cioè spalatori di letame, ma non in senso negativo. La robaccia sotto la spalavano, la tiravano fuori, la denunciavano. MacGregor's. E loro, Ida Tarbell è una di queste, quindi chi meglio di lei venendo in Italia, ci aspettiamo la denuncia di Mussolini, ci aspettiamo le denunce. Questa viene in Italia e torna e scrive per la rivista Pecos, scrive 6 articoli, 4-5 articoli, dove è anche imbarazzante leggere su Mussolini, addirittura che quando Mussolini c'ha le fossette, cioè quando dire uno legge e dice ma questa che ha visto. E lei spiega che si danno un paese che è in ordine, se la sono portata in giro, l'hanno portata a destra e a sinistra, raccoglieva il grano lì a far vedere che raccoglieva il grano con le macchine le migliori e le più buone, e questa torna, scrive questo. Ora c'è un limite forte, che è il limite del giornalismo americano, è un pregio enorme, ma è anche un limite, che è quello vado, vedo e scrivo. Ha portato molto spesso i giornalisti a essere cacciati, perché quello che vedeva, che piaceva, scriveva, lo devi cacciare. Però è anche un limite, perché vedere non significa capire, perché vedere significa anche chiedere. Per esempio lei dice che sono rimasta un po' stupita che qualche volta che sono riuscita ad avvicinare semplici cittadini e a far loro delle certe domande, li vedevo pauriti, no? Che evitavano, insomma, in qualche senso per là questi erano impauriti, diciamo. Ecco, lei scrive questi articoli della grande rivoluzione del Novecento, che sono una fortissimo intento degli americani. Vi ricordo che quando sono questi articoli la banca Morgan aveva dato 100 milioni di prestito al regime fascista per l'anno, siamo nel 26, la banca Morgan è la banca che ha sostenuto lo sforzo bellico degli alleati alla prima guerra mondiale. Gli inglesi hanno comprato le armi per fare la guerra e hanno comprato i soldi della banca Morgan e naturalmente sono andati a comprare negli Stati Uniti, perché la banca Morgan esigeva naturalmente che venissero acquistati. Allora, Ida Tarbell è uno di questi personaggi, è sbalorditivo. E arriva e si lascia affascinare da questo personaggio e non vede, si muove in certe categorie e non riesce a vedere. Quindi è un periodo, a mio avviso, plumbeo del giornalismo americano per quanto riguarda.